Sono un europeo, un viaggiatore. Che vuol dire europeo? Vuol dire che sono nato in Olanda. È un paese molto lontano, al di là del mare. Cosa fai da queste parti? Viaggio. Viaggiali? Già, viaggiare. Che roba è? Il Vangelo? No, è un romanzo. Cos'è un romanzo? Un libro. Ci sono altri libri oltre al Vangelo? Certo. Vedi, questa è una favola. Una storia di mare. Bello. Sì, molto bello. Prego. Leggi. Come? Leggi. Ma è un libro molto lungo. No, io non ho fretta. Seduti voi. Seduti. Deve leggere un libro, una storia di mare. Sono su, i piedi che devono sentire. Leggo. Siamo pronti. Era alto 1,80, meno un paio di centimetri o tre. Molto robusto di corporatura, meticolosamente curato nella persona, vestiva di candido dalla testa ai piedi. Ed era assai popolare chi sa tra i morti dell'estremo oriente. Chi lo sa? La voce... Silenzio! La voce era profonda, sonora. E vi veniva incontro, con le spalle un po' curve, la testa in avanti e uno sguardo fisso da sotto in su che faceva pensare alla carica di un toro. Non vi so dire quanto sia rimasto immobile accanto alla scaletta del boccaporto.